stanno vivendo male perché non c'è chiarezza per il futuro, non c'è nessun tipo di relazione con chi ha portato a questa situazione, quindi la stanno vivendo male e con molta preoccupazione, perché il possibile arrivo di un privato peggiorerebbe notevolmente il lavoro del personale e anche i servizi all'utenza, cosa che il messaggio che l'utenza verrebbe penalizzata non è ben chiaro.